presentar a un gran fenómeno musical italiano, Daniele Stefani. Ciao, sono Daniele Stefani ed in Cile ora mi chiamano El Italiano. Un applauso para Daniele Stefani. Ho scoperto il Cile grazie ad una vacanza ed ho deciso di tornarci per vivere una nuova esperienza ed aprire un nuovo capitolo della mia vita artistica in Latino America. Perché il Cile? Per tutto quello che la gente non sa. Le damo la benvenuta a Daniele Stefani. In dicembre ho iniziato l'avventura con un po' di ospitate in TV. Un giorno incontro un caro amico a pranzo e di fronte al tipico piatto cileno, il charquicán, buonissimo, mi domanda: ti interesserebbe fare l'audizione per il musical Cats? Lo conosci? La mia mente ha pensato: un sogno. Poi sono dall'altra parte del mondo, non ho ancora firmato un contratto milionario, devo pagare l'affitto. Perché no? Potrebbe essere un'esperienza straordinaria. Piccolo problema però. La seconda domanda è stata: sai ballare? Voglio vedermi a ballare, che cosa succede? E così arriva il giorno dell'audizione, al Teatro Municipal de las Condes. 200 persone in tuta che facevano stretching e vocalizzi e che sapevano a memoria il musical. Io non sapevo nemmeno il nome dei personaggi. Passo la seconda audizione e da lì inizia il viaggio. Sarò Skimbleshanks, il gatto del treno. Era il 23 dicembre, avevo il volo di rientro per l'Italia ed il numero 13. 2 mesi di prove, classe di ballo classico tutti i santi giorni. Plié, prima posizione, seconda posizione, Batman, che per me era il personaggio del film. Inizia la mia vera vita a Santiago, le prime uscite con nuovi amici giovani artisti come me che mi hanno fatto scoprire il centro, il churrasco e la danza. Il musical è un successo senza precedenti ed una delle esperienze più belle della mia vita. Mi sono sempre presentato al mondo dicendo: vine a promozionarmi musica. Finisce il musical ed esce il mio disco. Pagine di giornali, articoli importanti, il mio singolo alla radio ed interviste con le TV e con le radio regionali, concerti nei casinò, allo Stadio Italiano, al cinema, tutto questo in pochissimi mesi. Non sono ancora famoso come Luis Miguel. Ah, però lui è messicano. Come sta lo italiano, chiquilla? Rico! Rico! Torno nel paese che mi ha fatto vivere un sogno, per raccontarne la bellezza, per tutti coloro che ancora non la conoscono. E attraverso la mia vita vi mostrerò il Cile con gli occhi di un artista italiano che se n'è innamorato. Gracias Chile, nos vemos pronto.